L'evoluzione del sistema della protezione civile regionale, sia in ambito tecnologico che legislativo, è una panoramica sulle nuove strategie. Questi temi al centro del convegno regionale Smart Strategy che si è svolto lo scorso sabato 15 dicembre a Barletta. Innanzitutto ci dica su quali fronti al momento è impegnata la protezione civile. Beh, la protezione civile è impegnata su tutti i fronti, a partire dalla previsione, dalla prevenzione alla gestione dell'emergenza. Sul fronte della prevenzione stiamo investendo molto insieme con le regioni, perché, come è noto, più si investe in prevenzione e meno si deve intervenire in emergenza, soprattutto contare anche danni e lutti. Quindi noi su questo stiamo sviluppando una piattaforma nazionale di allertamento della popolazione. Stiamo portando avanti un programma di diffusione della conoscenza, di informazione a partire dalle scuole. Stiamo facendo tutta una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio, anche a seguito dei danni. E poi stiamo efficientando anche la gestione dell'emergenza, perché bisogna dare una risposta tempestiva. Il motto fate presto è un motto che nel corso degli anni, dei secoli, oserei dire, si è ripetuto e noi stiamo lavorando perché in occasione di calamità naturali si possa presto ritornare alla normalità. A proposito invece di infrastrutture nel sud Italia, la situazione com'è? Beh, abbiamo una fragilità non solo nel sud Italia, l'abbiamo visto col crollo del Ponte Morandi, anche nel nord Italia, infrastrutture datate, e su questo credo che il governo stia intervenendo, come anche ha annunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con un piano straordinario di messa in sicurezza del nostro territorio. Noi dobbiamo fare interventi strutturali per evitare che poi gli effetti sempre più intensi degli eventi meteorologici possano comportare danni maggiori. Tra le iniziative importanti della Regione Puglia c'è Smart Strategy. Di che si tratta? Ma è un progetto che è figlio del progetto madre che è Smart Protezione Civile Puglia, che ha come finalità quello di stabilire che la protezione civile è uno strumento strategico, ma deve essere uno strumento strategico intelligente da attuare da parte di tutte le amministrazioni locali, e vuole elaborare modelli di comunicazione, di formazione che siano vicini ai cittadini. Noi vogliamo, attraverso questi modelli e questi progetti, elaborare delle strategie che avvicinino alla conoscenza dei rischi che si vivono in un territorio tutti i cittadini, e dall'altra parte dare agli amministratori gli strumenti efficaci per poter non solo prevenire quei rischi, ma anche intervenire in maniera efficace. Quindi questo è in linea di massima.